Però diciamo che la storia a Benticano l'ha fatta Mister Spica, questo devo essere onesto, è stato tanti anni, ha raggiunto i playoff di promozione, quindi ha fatto grandi Oggi cose. dove sta? A Nocera è subentrato al Sì. posto di Cavallaro in Serie D, l'ultima partita, lui faceva parte della società, credo, non, però conosco il mister, quindi so che persona è. E è tornato l'entusiasmo, non tanto durante la regular season, perché diciamo, i mugugni si sentivano dagli spalti, sia verso di me che verso i miei ragazzi. Però a Nusco, devo dire la verità, sono venuti un buon discreto numero di ragazzi a sostenerci, Visto un po' di ad immagini. incitarci, nonostante porte chiuse, il tempo era quello che era. Che pioveva. E già a Savignano ho letto oggi di una notizia sui social che stanno organizzando il pullman per andare a Savignano sabato. Quindi Diciamo che a un po' di Savignano, entusiasmo è se tornato, piove, non si questo. bagnano. Questo è Eh no, sicuro. comunque sono Savignano, se hanno no. fatto una struttura bellissima a Quindi assolutamente è Savignano. tornato un po' di entusiasmo. Questo mi fa e ci fa piacere, ovviamente, a tutti, perché vuol dire che Fa allora piacere a qualcosa di tutta. buono stiamo Fa facendo. piacere a tutta la provincia perché poi chi ha fatto calcio, chi ha masticato calcio per anni e anni, è bello rivedere le piazze. Assolutamente, assolutamente. Io faccio questa trasmissione da 5 anni sul calcio dilettante e da 5 anni a questa parte noi abbiamo perso dalle 40 alle 44 società sportive, partendo dalla terza categoria fino ai campionati di E torni poi al eccellenza. discorso che faccio io sul fatto delle finali che poi Sì. il prossimo anno chiameranno per Perché farti poi non iscrivere a ha. un'altra categoria. Diciamo che il Covid ha dato la mazzata totale, perché poi sono sparite anche società, vedi Reclanese, vedi squadre anche come Grotta che faceva due o tre seconde categorie, Sì, 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 sì. adesso se ne fa una terza e è una buona eccellenza. Si è perso molto. Ritornando un po' sulla questione del calcio giovanile, com'è la situazione lì? Stiamo perdendo i ragazzini alla PlayStation? Allora, questa, manco a farlo apposta, è una. Mi laureerò alla magistrale a fine maggio, quindi manco a farlo apposta. Ah, mister, proprio deve andare a fare qualche finale dopo. Beh, mi auguro che possa essere un maggio, strepitoso, no? Tra laurea e finale, quindi, vittoria casomai del campionato di prima categoria, sarebbe sicuramente un maggio strepitoso per me da ricordare. Manco a farlo apposta, il mio argomento di tesi è un po' sul calcio giovanile, diciamo su quello che i giovani a questa età, in questa fascia d'età, purtroppo in questo 2022-2021 stanno un po' abbandonando lo sport. Questo lo si vede anche nel calcio. A Montemiletto, devo dire la verità, i numeri sono aumentati negli anni, sarà per la struttura, sarà Mi sicuramente. sembra è vero che chi ha la struttura, parlo di campo sportivo, è più facile. Ci vogliono pure le competenze. Ma perché molti dicono, vabbè, ma là c'ha la hanno la struttura, Sì, la struttura però io può fare poi gli faccio sicuramente. l'esempio della Virtus Avellino. La Virtus Avellino non c'ha campo, quindi una volta gioca a Serie, una Perciò, volta. per farti capire, ci vogliono anche le competenze. La Virtus sicuramente stanno facendo un grandissimo lavoro da qualche anno, sia dal punto di vista della prima squadra che dal punto di vista giovanile. A Montemiletto non siamo da meno, questo lo devo dire, non perché ne sono parte integrante, però sono 4 anni che sto lì e onestamente, come si lavora a Montemiletto, io non, in provincia di Avellino, Ah, forse anche ma fuori, anche non io lo parlo vedo. anche del Quindi, campionato di eccellenza. Montemiletto è una piazza tranquilla, nel senso sì, si può fare assolutamente. calcio. È anche vero che è più bello anche avere Un pubblico al un seguito, come no? pubblico focoso, cioè nel senso caldo. Quando c'è una piazza tranquilla che ti fa lavorare, poi a Montemiletto fanno di tutto, pure la squadra femminile. Io le ho Sì, 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 avute sì, le sì. ragazze qua, Sì. quindi. Mario D'Alessandro vado d'accordo, mi piace No. però il problema è pure dall'altra parte. Lui è tifoso della Juventus, quindi la guardiamo chi sopra e chi sotto, Mi sono messo pure capiamo. bianco e Bianco nero, nero, cioè, quindi. va bene. Matteo, noi siamo quasi in chiusura. Io ti faccio i miei in bocca al lupo per domenica, come faccio l'in bocca al lupo al mister della Marra della Savignanese. Purtroppo sabato abbiamo già preso un impegno per la finale di seconda tra il Lions e Accibonito che veniva da lontano, se no altrimenti Vabbè, poi là è una finale per salire di categoria, la nostra è sali ancora. direttamente. Ma il problema è che non ci vengo poi a A Casa Vietri, Marciano, allora a Vietri Vietri è una bella ancora, a trasferta. Casa Marciano non ci vengo. Casal di Principe. Casal di Principe, e io dico Casal Marciano che è meglio, quindi a Ma è Casal di Principe Casal di Principe vengo. purtroppo. Vabbè, quindi dispiace perché poi alla fine fai un campionato straordinario. Io ricordo sempre il campionato del Rocca San Felice, in quell'anno che andò a fare
la finale direttamente perché era miglior, perse un campionato in casa gli ultimi 20 secondi con San Marzano 2-1, e poi da lì Rocca è una delle più belle realtà del calcio dilettantistico. Rocca sì, siamo andati l'ultima giornata lì, poi conosco l'allenatore, abbiamo un grandissimo. Li hai mandati a fare i play-out, mister. Lo so, però non è che ti voglio tanto bene. A noi servivano i tre punti per i play-out. Ci ha sentito Gabriele Caruso, l'allenatore del Rocca, dopo la partita, cioè questa che loro si sono salvati e noi abbiamo vinto a Nusco, e Gabriele ha detto vabbè, alla fine è andato bene ad entrambi perché io mi sono salvato e tu. Immaginate mo se perdevano con l'Eraclea. Avevano un'altra opportunità. Quindi, con 27 punti di distanza. Lo so, è assurdo, però è così. Però, appena finisce sta puntata, mando il messaggio a Marco perché glielo volevo mandare oggi. Ho detto fammi. Diciamo, bisognerebbe il prossimo anno fare delle scelte diverse. Io spero di sì, perché queste erano solo da detta della Lega, era solo ed esclusivamente per quest'anno. Sì, perché anche l'eccellenza deve tornare a due gironi. Così. Quindi, sì, mi auguro che torni un po' come prima. Non ha senso tenere 12 squadre in eccellenza, quindi non ha senso assolutamente. Oppure vai a vinci e non vinci. Perciò dico. Cioè... Mister, tre cose che cambieresti nel calcio dilettantistico già dall'anno prossimo. A parte la finale, non fare più finale regionale dei campi. Allora, io una cosa che non ho... Parlo ovviamente di promozione eccellenza perché parlo di under. Sono stato anch'io under, ho giocato anch'io in eccellenza, quindi ed ero under. Però il fatto di obbligare una società a far giocare un under, secondo me vai a perdere un po' dal punto di vista qualitativo. Ma non perché i ragazzi non sono bravi, perché a mio parere, da allenatore, se un ragazzo è bravo lo faccio giocare, a prescindere se è 2001, 2002 o è 80, 90, a me non sì, interessa. Sì, perché poi quando è finito, quindi, più l'under non gioca più. Il fatto di obbligare, quindi inserire per forza gli under, secondo la regola me, è rimasta anche per l'anno prossimo, quindi non sì, sì, è rimasta, sì, lo so, questo, beh, non cambieranno mai, la regola dell'under non, degli under non cambierà mai. Però... ad esempio già leggo sui vari social delle società, si organizzano stage dal 2002 al 2005, perché non è un prendere un ragazzo, un farlo vedere, il ragazzo o lo cresci, come fanno a Montemiletto, come facciamo a Montemiletto, lo cresci, cerchi di portarlo in prima squadra, o a meno che, tra virgolette, venderlo, perché non c'è la vendita dei giocatori in eccellenza, quindi non c'è un guadagno, quindi prepararlo casomai per un'altra società, allora sì. Ma andare a fare uno stage dal 2002 al 2005 di ragazzi che comunque sicuramente avranno fatto scuola calcio, non lo so, però fai lo stage perché devono giocare obbligatoriamente il prossimo anno? Ma è una cosa regola... che io non la vedo, è una non regola la vedo un po' giusta. Un po' un'altra brutta. Cosa che cambierei in prima categoria, metterei la terna. Posso capire che sicuramente c'è una fase da quello che si sente in giro che di arbitri ce ne sono pochi, anche perché sui campi si vedono delle cose assurde, io sono il primo a protestare, ma a parte che li pagano nemmeno sì, da quello che so non vengono nemmeno pagati chissà quanto, quindi però in prima categoria o almeno in queste situazioni, in queste partite playoff, nemmeno nelle finali, vabbè, finale regionale penso che se non sbaglio ho sentito nella finale, l'unica volta che ci sarà la terna sarà nella finale regionale, però credo che almeno ai playoff potevano inserirla. Ma non perché ma i campionati sono finiti, però io credo che dare un aiuto all'arbitro in partite in cui le società si giocano una stagione poteva essere sicuramente una cosa positiva per tutti. Però ripeto, le scelte le fa la federazione, quindi sulla questione di obbligo invece per fare i campionati dilettantistici, i campionati juniores sui eccellenze e promozione, torniamo la juniores per chi fa la sì. Torniamo al discorso che facevo prima, non puoi obbligare una società che non ha mai fatto il settore giovanile a fare un campionato. Però mister, siamo i primi a lamentarci. No, io sono pro. No, dico, però poi noi però... in Italia siamo i primi a dire ma l'Italia non si è qualificata, non ci abbiamo giovani. No, però così è fatto male, così è peggio, perché se tu obblighi il 20 anni, faccio esempio del 20 anni, l'anno prossimo andiamo a fare la promozione, non abbiamo in questo momento un settore giovanile, ovviamente l'anno prossimo dovremmo fare almeno una categoria giovanile, la juniors, l'anno del 17, l'anno, qualunque essa sia. Andare a fare un campionato, tu lo fai semplicemente per evitare la multa da pagare alla federazione. Però molte società lo fanno, molte società non ci pensano a dire ma io mo come faccio a fare, non se lo pongono. Non ci pensano perché loro dicono io pago le 3.500 euro di punto. Lo so, però ci sono società invece che cercano di organizzare anche una squadra giovanile, 13-14 elementi, 2007-2008, faccio l'esempio della mia Under 15 che sono 2007-2008, vanno a fare il campionato Under 15 giusto per farlo. Non, sì. A che serve? A che pro?
cioè per portare dei ragazzi a farli giocare. A questo punto il ragazzo è meglio in mezzo alla strada, se la partita di calcetto. Mister, se togliamo l'obbligo degli under, non è vero, si corre il rischio di non fare, è vero che chi è forte gioca. Io mi ricordo Caruso di Gesualdo, sì, a Grotta, sì, era forte, sì, giocava, era l'unico centrocampista centrale che giocava in eccellenza e promozione della categoria. Poi il resto di quelli che vedo io o li vedo in porta o terzino destro, sì, terzino. Anche quelli, perciò. Sono gli unici under che rivedo. Poi è inutile girarci intorno, chi è forte, io attaccanti non li vedo, promozione, sì, eccellenza sono rari, sì. Cioè il portiere ormai sparano. Tutti col fatto del portiere poi terzino destro, terzino sinistra, e poi vanno a giocare in terza categoria, seconda. È assurdo, cioè, sicuramente togliendo la regola degli under puoi creare un danno, perché poi dopo tutti faranno una squadra tutta prettamente di over e il ragazzino non giocherà più, questo sicuramente. Poi ci sta ovviamente chi farà una scelta diversa, però casomai puoi inserire un premio valorizzazione, come già c'è, fai un premio valorizzazione, casomai chi utilizza tot 2003, tot 2004, prende tot soldi. Ah, perché io diciamo poter girare un po' la questione non è facile, ritengo che togliere l'obbligo diventa molto più, ancora più complicato, sì, poi sicuramente. Uscire almeno un calciatore su 10. Sicuramente, però faccio una domanda a te: un ragazzo 2002 2003 che oggi, che quest'anno giustamente ha fatto il cambiamento di promozione eccellenza, e lo ha fatto perché era obbligato a farlo a prescindere dalle qualità, se era buono l'anno prossimo, se non è buono non serve più, che va a fare terza categoria? No, ma allora giocano in seconda, perciò allora perché ho detto li mettono perché io dico li mettono nelle parti che dove fanno meno danni in porta e le poi parti il prossimo anno c'è, cioè, grazie, e fanno a giocare, a meno che non è uno che è bravo proprio, allora è brutto dirlo, però in questi casi molte società, specialmente di eccellenza e promozione, che devono puntare a vincere il campionato, il mister di turno ti porta i 4-5 under che te li porta direttamente dal paese suo e te li porta a giocare, te li mette, giusto, in rosa, e è quello che succede, è inutile girarci intorno ovunque vai. Stessa cosa è successa chi ha vinto il campionato di promozione eccellenza quest'anno. Eccellenza non l'hanno vinto, però. No, eccellenza non l'hanno vinto. Ti ha provato, il Pister ha preso il blocco di 5-6 under, se li è portati, e l'anno prossimo punto interrogativo. Va bene mister, buon quarto di finale. Un quarto, chiamate, sì, finale per il girone, diciamo, sì. Poi ci vediamo, ci sentiamo dopo la partita di sabato. Io ricordo finale di prima categoria, Savignanese Venticano, 16:30 campo sportivo di Savignano. Finale seconda categoria, qua è più semplice, chi vince va direttamente. Finale seconda categoria, dove CRT farà la diretta in streaming direttamente della partita, Lions Grotta con AC Bonito. Forse sono arrivate le due squadre dopo Torella, le due squadre più costruite, più, credo di sì. Tu l'hai visto un credo po' di sì, ho visto la partita Lions Grotta con il Torelli, scommetto l'hai vista sulla poltrona, tu sei vabbè, a me non ci fa piacere, quindi a me mi fa l'ho seguita sulla tua pagina. A me fa piacere perché l'hai visto in diretta su CRT, però sai, domenica non ci sta niente in Cina. Domenica stavo che terza, vediamo, li hanno messi tutti, guardo il Milan, quindi che l'Inter gioca, no, di pure sera, io vedo, pure io vedo l'Inter la sera, gioca di sera, può darsi pure che la sera festeggio, ah, può darsi, come no, va bene. Ma guarda, io ti dico da milanista, io ho più paura della partita col Sassuolo che quello con l'Atalanta, perché il Milan con le grandi non io prende. Non ci credo più, quindi. No, dai, ma io ho più paura che se sbaglia qualche colpo il Milan lo fa più a Sassuolo che con l'Atalanta, perché conosco, sì, la squadra, conosco la struttura, con le grandi non sbaglia, e il problema è con le piccole il Milan, quindi. Va bene. Io vi saluto, vi lascio qua, questa è la penultima puntata di Culo e Camice sulla questione calcistica, perché ci stiamo aspettando a loro che finiscono a giugno, sperando che domenica continuino così. Ti rinvito di nuovo. Sarà sicuramente un piacere, me lo auguro. Prima di Casaldi Principe. Ho detto bene, Casaldi Principe. Sì, esatto, sì. Prima di Casaldi Principe. Però mi auguro di andare a giocare. A questo punto significa che faccio la finale per salire in promozione. Il calcio è il rettangolo di gioco, finisce tutto là e quindi deve. No, io quello che ti volevo dire prima, io ho detto alla cena ai ragazzi prima della partita di Unsco, io a prescindere da come andrà questo campionato, questo finale di stagione, saliremo, non saliremo, non lo so. Io ringrazio comunque. Ma resti a Venticano per l'anno prossimo?
Vediamo, ecco, vediamo. Già, è inutile che non posso fare mo. Vediamo, devono arrivare calcio, devi assemblarti tu. No, ma dipende anche dalla società che intenzione avrà, quindi non fare ora adesso le portate in finale, quindi visto fare pronostici che volevano per solo il futuro è impossibile ora. Va bene, io vi lascio qua, vi ricordo di non abbandonare la